Josephine Webb ha 28 anni e non sopporta più gli sguardi della gente. Quando facevo assistenza sanitaria a domicilio, una paziente anziana non si lasciava toccare perché credeva che fossi un'appestata. Josephine soffre di psoriasi, una malattia che provoca infiammazione e prurito alla pelle. È una classica forma di psoriasi. Le sue cellule epidermiche hanno un ricambio circa 10-20 volte più rapido della pelle normale, quindi si desquamano. In pratica la pelle si esfoglia in queste zone. I punti più colpiti sono ginocchia e gomiti. Le cure che seguo all'inizio funzionano, ma poi le macchie tornano. Non spariscono mai del tutto, non mi lasciano in pace. Nel Regno Unito, una persona su 50 soffre di psoriasi. Le cause sono ancora sconosciute, ma la malattia non è infettiva. Il fattore genetico è decisivo. Spesso la malattia è ereditaria. Vado avanti così da 3 anni. E non ce la faccio più. Non metto gonne o pantaloncini e nemmeno il profumo, perché brucia. Voglio essere di nuovo me stessa, vestirmi come mi va e uscire di casa senza dovermi per forza truccare. Insomma, vorrei truccarmi perché ne ho voglia, non per nascondermi. Deve rivolgersi a uno specialista che probabilmente le consiglierà la fototerapia. Dovrà fare più sedute nel corso di qualche settimana. D'accordo. Vada dallo specialista e poi mi faccia sapere. Josephine seguirà un ciclo di fototerapia di 10 settimane. L'apparecchio utilizzato è simile a una lampada abbronzante, ma non si punta alla tintarella e le sedute a raggi UVB dureranno al massimo 1 minuto. La fototerapia non curerà la psoriasi di Josephine, ma in 30 trattamenti ne allevierà i sintomi e presto la paziente saprà se funziona. Giunta a 1/5 del trattamento contro la psoriasi, Josephine Webb è tornata per mostrare alla dottoressa Harper gli eventuali progressi. Salve. Entri, allora come va? Benissimo. Davvero? Mi racconti tutto? Il viso è molto migliorato, il prurito si è ridotto tantissimo. Anche le braccia vanno meglio. Mi faccia dare un'occhiata. Va bene. Non sta nella pelle. Sì, è vero. Bene, vediamo un po'. Allora, in questa zona le macchie si sono sbiadite molto. Anche il ventre è più chiaro. Accidenti. È un risultato eccezionale. Ha fatto solo 5 sedute, sì. Quindi gliene mancano ancora parecchie. La reazione è davvero ottima. Sulle gambe ci vorrà del tempo, ma sapevamo dall'inizio che queste erano le macchie più ostiche. Se la guardo in questa zona, però, la situazione è molto migliorata. Molto.